Programma è offerto da Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Deox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800-910-323 per richiedere maggiori informazioni. Amici sportivi del Bitonto Calcio, buonasera, siamo in diretta dalla sede dell'agenzia immobiliare Visto Casa, come vedete alle nostre spalle su via Matteotti angolo via Aldeiris. Stasera è pesante l'aria qui dentro, c'è un agosto, c'è una... in ritardo, diciamo. Effettivamente una cosa di ritardo, c'è un bel clima. È inutile dirvi o farvi capire che abbiamo qui accanto a noi, abbiamo Silvio Mercai. Ciao Silvio. Ciao, buonasera a tutti. È il pilastro del terzo gol della partita che insomma ha fatto saltare completamente. Quale partita? Lo sta. Una simpatica partita cui abbiamo vissuto. Quale? Non ricordo. Quella va bene, lasciamo stare. Allora, buonasera a tutti quelli che sono collegati con noi, grazie come al solito a tutti i nostri amici sponsor che ci danno la possibilità di essere presenti tutti i giovedì in diretta streaming, e grazie logicamente questa sera a Visto Casa che ci ospita. Bello questo tavolo, io lo proporrei di portarlo in studio da noi. Anche allo stadio, sala stampa. Anche lo stadio non sarebbe male. Complesso, dai. Assolutamente, e vi ricordiamo logicamente che insomma, se avete la possibilità e la necessità di trovare casa, potete venire tranquillamente qui a Visto Casa. Fate anche il nostro nome, il numero di WZ, poi vi danno uno sconto di 5-6 mila euro. No, questa è una bugia, però venite, perché sicuramente vedo, 10.000. Vedo una dipendente qui non molto d'accordo. Vabbè, comunque loro sono all'altezza della situazione, sicuramente saranno la soluzione giusta. A proposito di altezza, buonasera innanzitutto. Posso presentare? Attenzione, a proposito di altezza, sta arrivando l'ospite che manca. Sì, infatti. Allora, saluto Nicolangelo Biscardi del NKPR, vabbè, è un pro forma. Ciao, perché sapete ormai fanno parte. A proposito di altezza, dicevo, il fatto che diciamo, in questa settimana la stiamo vivendo, guardando
tutti da lassù, è ricollegato al fatto che anche oggi siamo nella parte, siamo superiore. Nella parte superiore, è una cosa buona e giusta. Nel frattempo, anche adesso entrerà in altezza per altezza, per uno che insomma dell'altezza di altezza, che poi c'è un uomo alto da un punto di vista morale, ma anche dei ritardi. Allora, nel frattempo che facciamo sedere chi di competenza, io voglio chiedere a Silvio, prima di tutto, come stai? No, bene, bene, risolto. Settimana prossima dovremo aprire i punti. Tre punti, sì. Giusto quello che servivano da me. Ne valsa la pena, ne valsa la pena. Anche perché abbiamo visto poi la foto che faremo rivedere, la foto emblematica che veramente è rimasta negli occhi di tutti. Buonasera al direttore del Debitonto, Mario Siccolo. Buonasera a tutti. Se lo volete intervistare. Più tardi che Mario. Potevi anche tu, sì. Potevi anche togliere il giubbotto. Devo far vedere che sono arrivato adesso trafelato. No, potevi anche togliere il giubbotto, stavo dicendo. Non è il caso. Allora, iniziamo prima di tutto a salutare Gregorio da Colonia Monzese che ci dice: vorrei ringraziare la squadra, il pubblico per sabato e voi di Radio Doppio Zero per domenica. Ho vissuto il weekend più bello del 2019, vi seguirò sempre. Anche noi. Ti assicuro anche noi e soprattutto lui poi agli ultimi minuti. Valerio De Sani, un saluto grande ai due grandissimi addetti stampa. Di stazza. Grande assistenza. Siete proprio bravi. Nicola è un figurino. Si vedono quei 200 grammi che ho perso. Valerio. Dai, 200 grammi. Ok, che ci vuoi bene, però non diciamo troppe false. 200 grammi. Emanuele Covial, buonasera a tutti. Tutti a Brindisi. Vabbè, questo poi abbiamo tempo per parlare. Allora, da dove vogliamo cominciare, ragazzi? Allora, iniziamo da rivivere questo straordinario weekend che ci ha regalato da prima un giorno solitario, una notte. Ma no, se c'è le gambe lunghe, come abbiamo lontano scritto nella nostra nota post partita, era solitamente la notte tra il sabato e la domenica dei Santi Medici a Bitonto, una notte sempre affascinante e particolare, di grande attesa, una notte vissuta al primo posto, poi una notte che è diventata una settimana perché i risultati della domenica, giusto Mario, ci hanno aiutato. Io volevo miracolo, è stato qua avanti, diciamo, noi abbiamo fatto il nostro, diciamolo onestamente, nessuno si aspettava quei risultati come Luca, diciamo. Esatto, però quella combinazione di allora risultati. Ti posso essere sincero, io personalmente non davo per scontato il fatto che il Bitonto potesse scendere, cioè al secondo posto, comunque non essere il primo. Però cioè, in combinazione perché non c'erano partite abbordabili per le altre squadre a ridosso della prima posizione. Non a caso la classifica oggi parla di Foggia bloccato in casa col Casarano, e magari chiedo anche alla regia di mandare in onda in sovrimpressione proprio l'immagine e la foto della classifica del campionato. E dicevo, non c'è solo non c'era il Foggia che ha pareggiato in casa, poi c'era Gladiator Fasano. Si sapeva che la trasferta di Santa Maria Capualetri non sarebbe stata facile per il Fasano, e ci siamo ritrovati lì. Onestamente, sono sincero, non mi aspettavo questa rimonta subita dal Brindisi. Quindi ipotizzavo anche un primo posto in coabitazione. È l'immagine della classifica. Però Nardò è un campo. Però Nardò è un campo abbastanza complicato. Abbiamo ripetuto, è la mina vagante Nardò in questa stagione. Quindi diciamo ok, non era scontato, ma non era neanche impossibile, visti gli incroci. Viste le sfide che ci sono state domenica. Io vorrei partire con Mario, mi sono già dilungato troppo, purtroppo. Sì, anche perché da casa già ci sono due o tre domande per Mario. Assolutamente, e daremo subito spazio anche al nostro Silvio. Voglio partire con Mario, io ho seguito il tuo servizio, tutti abbiamo seguito il tuo servizio. E come fai a non seguire i servizi di Teleregione? Manderemo infatti ora in sovrimpressione proprio le immagini del tuo servizio di Teleregione. Una tua analisi, una tua riflessione su questo sabato splendido, straordinario, questa settimana, dopo tantissimi anni il Bitonto torna al primo posto in Serie. Assolutamente sì, io riflettevo proprio su questo. Erano 12 anni praticamente che il Bitonto non si affacciava sulla cima del girone H di Serie D, e 12 anni fa avevamo, io pensavo, da Antonio Galeano, no? Tra i pali, un grandissimo portiere Antonio Galeano, avevamo Gaetano Iannini che secondo me avrebbe potuto fare la sua splendida figura anche in campionati molto più alti di questo, e c'era Giacomo Zunico in punk che era un sergente di ferro, era un nocchiere terribile come allenatore, quindi questo era quel Bitonto.
Cos'è stato per noi? Innanzitutto l'impressione, questa impressione. Ne fece anche la domanda a fine partita a mister Taurino. Qual è l'impressione che abbiamo avuto tutti? All'inizio Bitonto ha avuto qualche risultato non straordinario, all'inizio del campionato, c'era qualche titubanza, qualche incertezza. E lì, secondo me, si è dimostrata tutta la saldezza e la forza tetragona della società, perché ha fatto quadrato intorno all'allenatore. E secondo me questo è stato il passaggio fondamentale, anche perché poi alla fine l'allenatore ha dato questa impressione di cominciare a vincere lui le partite. Per carità, in campo ci vanno i ragazzi e sono in grado di affrontare il cimento sempre in maniera gagliarda, però alla fine le scelte tattiche diventano fondamentali, sempre partendo da quel modulo tattico cui lui è affezionato, ma forse sempre in maniera meno talebana rispetto all'inizio, è in grado anche di usare i propri ragazzi secondo quello che è il fine che si pone, e cioè quello di far risultato, che può essere la vittoria ma può essere anche un ottimo pareggio come è stato a Cerignolo, dove comunque riuscite a imbrigliare tatticamente i propri avversari. E quindi questo io ho definito, mi sono azzardato a definire Taurino un alchimista come erano quelli di un tempo, quelli in grado di trovare sempre la combinazione giusta per ottenere poi l'incantesimo giusto e quindi ottenere il risultato che si prefigge la squadra. Quindi Mario, quando... dimmi. Più meriti chiaramente del Bitonto, nella maniera del più assoluta, Taurino, che demeriti del Taranto e di Nicola Ragno. Io altro, abbiamo fatto danni perché sì, è generato Ragno. Sono danni, io devo essere molto sincero, da Bitontino, da Nero Verde, non posso non essere legato alla figura di Nicola Ragno per tanti motivi, no? Io ho avuto anche questo parentesi personale, ho anche giocato con Nicola al De Palo per scarsissimi risultati. No, lui giocava in attacco, lui è stato un centrale difensivo, allora probabilmente era libero in quel tempo, lui ha giocato anche nel Bitonto, Nicola Ragno è stato giocatore del Bitonto, era libero, da centrale difensivo aveva proprio questo tiro a giro, sempre verso l'incrocio, immagino la mia stazza nel campo a 7 del De Palo, erano tutti gol, ma al di là di questo, quindi credo che nel tempo, credo che nel tempo ci sia stata anche una certa gratitudine da parte di Nicola, scherzi a parte. Stiamo parlando dell'allenatore più vincente del Meridione, e possiamo dirlo senza tema di smentita. Però Mario, perdonami, è un po' un paradosso che Nicola Ragno ha spiccato il volo a Bitonto e comunque... Assolutamente sì, è un segno del destino, dobbiamo dire. Bene nel mare. Lui è partito, è decollata la sua splendida carriera proprio da Bitonto, e in una stagione tutt'altro che semplice, dove la società aveva qualche problemuccio, io ricordo, e... Nella mia passione nero-verde, in questo ruggito che viene da lontano, dai tempi della una partita che ricordo di Coppa Italia con l'Altamura, dove segnò Aruano di testa, Lello Aruano, che mi fa il vigile. Hai una memoria storica che fa al di là di questo, quindi 1-1 mi ricordo, ma il campo ancora in terra battuta, e ricordo questo, quell'anno era difficile, Nicola Ragno, che tra l'altro era una delle prime esperienze serie, vinse il campionato e faceva anche da psicologo, e non era facile tenere testa per esempio alle urla in strettissimo dialetto barese di Vincenzo Ferrante negli spogliatoi, che ovviamente reclamava il suo compenso meritato a suon di gol fantasmagorici, tra l'altro bisogna dire, di Vincenzo Bruncato, basta. Qual è stata la carriera di Nicola? Per me Nicola Ragno non si discute. Ok, allora prima di tutto permettetemi di salutare tutte le persone che ci stanno seguendo, come ho detto prima, ci stanno salutando da Lecco, ci stanno salutando da Londra, c'è Luca Ricopa che ci segue da Londra, poi ci sono altre persone che ci seguono in giro sparse per il mondo. Anche in Succio, sta guardando. Allora, c'è una domanda subito per Silvio. Assolutamente, Silvio, qui per questo. Esatto, allora ci chiedono che cosa ne pensi del pubblico del tifo di Bitonto e le differenze con quelle di Vallo della Lucania. Con tutto rispetto di Vallo, c'è un'eternità tra il tifo di Vallo e il tifo qua. Cioè, fino adesso sono stati impeccabili, secondo me. E niente, dopo noi con i risultati che stiamo facendo speriamo di portare ancora più persone allo stadio, perché fanno la differenza, anche noi in campo ci danno una forza in più, diciamo. Si sente. Sì. Silvio, prima di passare alla, chiaramente, al racconto fotografico ideato da Danilo,
proposto allora, di Francesco con la pinta da casa, Mercai è un carro armato. Ma... saluto anche Leonardo Rubini, Antonio, Sant'Antonio Figliola, sempre che ci sei. Sant'Antonio per noi. Dicevo, carro armato, fantastico. Che ambiente c'è in questa settimana nello spogliatoio? Che clima, che spirito, il primo posto, come è stato accolto, come viene vissuto? Siamo entusiasti, però sempre con i piedi per terra, perché giustamente non abbiamo fatto nulla ancora, quindi domenica ci aspetta un'altra partita difficile a Brindisi, quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, però quello che abbiamo fatto ormai è passato, bisogna pensare alla prossima partita. Senti Silvio, ci chiedono da casa, dopo i 20 minuti in cui il Taranto meritava il gol, che cosa è scattato nella testa di voi giocatori? Ma... cioè, vi siete resi conto che probabilmente dovevate dare una svolta alla partita? Sì, secondo me è scattato qualcosa. Secondo me abbiamo anche approcciato bene la partita. Giustamente dall'altra parte c'era anche una squadra forte che faceva la sua partita, anche se loro le due occasioni, mezza occasione che hanno avuto, l'hanno avuta per dei meriti nostri, secondo me, non per meriti loro. Dopo, come il calcio, gol sbagliato, subisci subito il gol dagli avversari e siamo stati bravi a finalizzare l'azione su un errore loro e dopo la partita non c'è stata più partita, secondo me. Io ci salutano anche da Trento. Volevo fare coinvolgere tutti voi. Domenico Scaraggi ci saluta da Trento. Lo ringraziamo, come Domenico, noi ti aspettiamo. Poi Giacomo dice, grande Silvio, domenica fare gol in rovesciata. Cercando di non farti... pure di testa rimettendo... No, di testa no, ragazzi. Cioè, va bene qualcosa. Di testa no. Allora, e però fare una scuola. Complimenti all'italiano Silvio, parli molto meglio di molti italiani. Grazie. Devo essere necessariamente d'accordo con Luca. Non tocchiamo questo tanto. Io ho rivisto la... non facciamo riferimenti, è devastante, direttore. Vabbè. Ho rivisto la partita, anche perché questa settimana avevo avuto un giorno. E chi è che non ha rivisto la partita? Ma io l'ho rivista tutta. No, io ho rivisto le tre gol, per più volte. Tutta grazie allo splendido ausilio di Radio Doppio Zero che riprende la partita e diciamo la condivide con noi umili addetti stampa e così. Umidi anche. Umili anche la domenica è sicura. Al 90esimo. Tutti che parlano di questi 20 minuti, però le occasioni anche in quei 20 minuti il Bitonto le ha avute. Sì, sì. La conclusione stoppata di Biason dal limite, il colpo di testa schiacciato di Gianfreda, si può colto, quasi autogol, se non ero di Crocio Genchi, sull'azione d'autogol. Non è che in quei 20 minuti il Bitonto è stato poi completamente in balia delle onde del Taranto, cioè ok, i famosi 20 minuti che si dicono di Taranto, ma in quei 20 minuti Mario, ho visto anche il Bitonto. Lui ha detto che l'avevano approcciata bene, il Bitonto stava in campo, non è che non c'era. Non è che era completamente assente, no, assolutamente. D'altronde, solo se tu l'approcci così poi hai la possibilità di riprenderla dopo le loro occasioni. No, senti Silvio, siete consapevoli che da domenica il cammino diventa ancora più difficile? Sì, perché, ma secondo me è stato sin dall'inizio così. Cioè, troppe persone ci hanno messo come davanti a qualche altra squadra che secondo me... per quello che hanno speso e per la rosa che hanno dovrebbero fare un altro tipo di campionato, però noi siamo lì, ce la giochiamo e quindi adesso siamo in vetta e cercheremo di stare lì più come possibile. Assolutamente sì. Magari. Allora ragazzi, vogliamo cominciare con il giochino che ha inventato il assolutamente dottor Danilo Cappiello. E cedo ben volentieri la parola. Ci diamo. La cedo anche all'altro Danilo che sarà in... per lanciare la... Danilo in Danilo. Danilo in Danilo. Comunque sì, ragazzi, non so voi, però vedendoci dietro queste scrivanie siamo veramente belli stasera. Diciamo, lui di più però. Silvio alza il livello al massimo. L'unica persona qui deputata a dare un giudizio di bellezza è Anna, che esatto, è le quinte ed è sempre tutti qui belli, presente con noi. Tutti bravi. Anna, obiettivamente, la miss dei due addetti stampa sabato. Era tanta roba, dai. Di Serie A. Sì, va bene ragazzi, dobbiamo parlare di Silvio. Perché non voglio fare politica, però meno male che Silvio c'è. Esatto, il livello.
Ma vabbè, poi domenica è stato detto di tutto dopo che ha segnato. Insomma, abbiamo detto andiamo avanti. Va bene, mi partire con questo racconto fotografico e grazie alla regia stiamo per guardare due foto che abbiamo titolato Pensando di Silvio. Abbiamo detto con calma e buone maniere si ottiene sempre tutto. Anche perché ciò che non ti contraddistingue è proprio la pacatezza. Tu sei una sorta di carro armato pronto a devastare tutti gli avversari. Hai mai pensato che talvolta, anche con le buone maniere, si potrebbe ottenere qualche risultato in campo? Ma io sono fatto così, cioè do tutto me stesso, sono un tipo aggressivo diciamo in campo, quindi ce ne siamo accorti. Anche per la prestanza fisica questa è la mia forza diciamo, quindi devo sfruttare questo al meglio. Avverti il timore degli avversari quando li stai andando contro? No, timore di nessuno, paura di nessuno. No, loro lo dico, ascolta, loro avvertono una sorta di vedessi questo caro armato che arriva. Non lo so, non saprei dire, ancora mi devo affermare, diciamo. Non ho fatto niente ancora. Allora, vi dico un aneddoto, quando è entrato Silvio in partita domenica, tanto poi la tribuna stampa è quasi a contatto con i tifosi locali, c'è stato un signore che ha detto mo tras cus e serve la caracao a ciucci, cioè in pratica, perché aveva già capito come andava a finire, che andava a finire sulle gambe dei tifosi. Poi bisogna anche dire che questo affidamento della tribuna stampa ci ha portati poi nei pressi anche di pubblico colorito. Molto colorito. Vabbè, folcloristico. È una gioia comunque stare a contatto con i tifosi. Scusate, a proposito dei tifosi, vogliamo ricordare la splendida coreografia che hanno fatto per la festa dei Santi Medici ed è stata anche ripresa, credo, da qualche pagina Facebook particolare che riguarda. L'ho visto anche un servizio. Un servizio, esatto. Insomma, è stato uno delle 10 coreografie più belle della giornata. Scusate se è poco, insomma, noi ragazzi abbiamo lavorato veramente bene. La particolarità, noi abbiamo avuto poi modo di parlare con nei giorni precedenti, ecco perché sapevamo della coreografia e giovedì scorso, se ricordi bene Nicola, ne avevamo anche parlato, anticipato, certo. Loro non hanno voluto in alcun modo mischiare come è successo in altre circostanze in maniera stupida, direi squallida, il credo popolare, la fede, un legame con la città, con alcuni dei simboli di questa nostra città, con il calcio. Hanno voluto semplicemente omaggiare. Assolutamente sì. Senza mischiare con i colori nero-verdi, senza mischiare con i simboli del calcio del Bitonto. Un omaggio dei tifosi della città ai due giganti, come li chiamiamo noi tutti a Bitonto, i Santi, Cosme e Damiano. Ed è stata quella forse la bellezza di questa coreografia, Mario. Cioè c'è stato un momento di unione generale di tutte le persone che erano allo stadio con questa nostra grande fede. Non c'era il nero verde, c'erano i colori che facevano riferimento ai sentimenti. Ai due santi, d'altronde il cuore di una comunità che riesce a vivere con la stessa passione sia la fede religiosa, che è qualcosa di effettivamente sacro, di intangibile, e sia quella calcistica, che in questo modo viene praticamente rivestita di un valore etico superiore. Anzi, secondo me è stato fatto veramente un'operazione di un passo avanti verso la maturità. E mi permetto di dire, in tutto questo, tra l'altro, è vero che il Bitonto è in cima alla classifica, ma anche la tifoseria sta crescendo, la maturità. E la strada e sta crescendo in meglio. In meglio, assolutamente. E la strada l'ha segnata, urge dirlo e bisogna dirlo, Francesco Rossiari, che è il primo dei tifosi, ma è colui che sta indicando la strada di una altezza morale diversa dal passato. E questo è fondamentale. E credo che quella coreografia, che anzi è stata apprezzata, ripeto, anche chi magari ha una visione prettamente religiosa, no? della figura dei santi, come giusto che sia, ma è stata apprezzata da tutti, perché in essi, in questa coreografia, si sono riconosciuti tutti, tutta la comunità bitontina si è riconosciuta. Assolutamente sì. Vi leggo soltanto una cosa, cosa fantastica, che ci ha scritto Manuel Covello. Vabbè, sentiamo, se senti le testate tarantine, dicono che la classifica aspetta il Taranto secondo loro. Detto questo, Maria, chiudi la busta. Mai dare merito, effettivamente siamo all'ottava giornata, non è nulla precluso. Io personalmente penso, ad esempio, che esonerare un allenatore dopo 8 giornate a 4 punti dal primo posto sia un tantino prematuro. Sono scelte. Ora, che non ci toccano. Non parla la dottor stampa, parla il giornalista, lo sportivo, appassionato di calcio. Secondo me, diciamo, è una classifica così corta che può cambiare di tutto, giusto Silvio? Sì, sì.
al di questo esonero. Ferguson è bastato qualche vittoria per stare giustamente, cioè, in queste grandi squadre quando non arrivano i risultati succede, cioè, la colpa va sempre al mister, quindi forse secondo me è stata anche una decisione affrettata, però hanno preso anche un allenatore che conoscevano già, che l'anno scorso ha fatto alla fine un buon campionato, quindi noi pensiamo a noi, degli altri. Fai bene, guarda, ha capito tutto. Andiamo avanti. Un saluto, no, Francesco Scalaggi ci scrive, un saluto. Oh, presidente, presidente, buonasera Presidente. Benvenuto, presidente. Benvenuto. Allora, Francesco Scalaggi, un saluto Gaetano Ripiperis, Loredana. Ah, Loredana è la ragazza. Loredana è tutto questo caso, ottima agenzia immobiliare, hai perfettamente ragione. Anche la location. Anche lo, no, ragazzi, fosse per noi verremmo tutte le donne giovedì qui. Va bene. Enrico, si è capito. Sì. Ma che ti ho comprato casa? No, sto cercando casa, adesso poi mi danno loro una mano d'aiuto. Vogliamo vedere invece l'altra foto, quella emblematica, assolutamente sì. Che ha chiuso la giornata da grandissima. Questa è un po' l'immagine simbolo della... Cioè, il figlio l'ha provato a parare anche lui, non ce l'ha fatta. È vero. Cioè, parata di sì, infatti ci sono le mani, ecco. Dai Silvio, mi devi spiegare, le mani di Antonio. Che cosa stavano facendo? Ti stavano bloccando, ti stavano abbracciando? Che stavano facendo? No, perché Antonio ha parlato di tutto domenica. Sì, sabato, scusate. Anche Paolo sulla linea, Marsile sulla linea. Dimmi Silvio, dimmi. No, mi sta abbracciando, mi ha dato anche un paio di schiaffi in testa, perché... Siccome non bastava il sangue... Abbiamo un bel rapporto di amicizia, quindi ha fatto sta corsa adesso di me, erano tutti contenti per il gol, quindi anche grazie a loro se è successo tutto questo. Senti, tu non ti sei reso conto che ti eri fatto male? Cioè, no, tu hai pensato... momento, cioè, ho detto, vabbè, mi ho dato una testata e mi sta facendo male, però non mi sono reso conto. Dopo, quando sono arrivato a festeggiare, Massimo ha detto... Si è spaccato, ha chiamato. Si è spaccato. Te sei rotto. E da casa dicono sangue e sudore. Allora, adesso. 3+3 abbiamo chiamato. 3+3. Adesso poi Danilo ci spiegherà 3+3 cosa significa. Io volevo farti una domanda. Che cosa significa quel gol per te adesso? Cioè, che cosa significa da adesso in poi, da oggi in poi, quel gol che c'è stato? Ma ti sei sbloccato, sei più tranquillo, più sereno? Sì, sicuramente mentalmente, cioè, per tutti gli attaccanti, quando ti sblocchi, che veni da un momento che per le partite non ero stato lucidissimo, diciamo, ti sblocchi mentalmente, sei più tranquillo con te stesso e riesci a fare più cose, diciamo, anche per la squadra. Niente, adesso l'obiettivo è farne più possibili e io ho un obiettivo personale, non lo dico però. Non ci dico. Niente, portare l'obiettivo mio, l'obiettivo di squadra, riuscire a raggiungerlo a fine anno. Poi ci dirai a fine anno quanti gol avevi pensato. Dani, ci spieghi questa fotografia? Sì, allora, l'avevamo chiamata 3+3 fanno 6, perché precedente, Danilo. Per un attaccante l'ossessione dei tre punti è praticamente tutto, però stavolta mi sembra un pochino esagerato, no? Hai voluto proprio entrare nella... Sono troppi quei 6 punti. Tre gol, tre punti in testa. Se si può fare, diamo al bidonto, così siamo a 19. Esatto. Invece poi c'è l'immagine successiva, questa prima l'avevo messa all'ultimo momento, non era una vera e propria descrizione, però in quel momento lì, quando senti il vuoto dello stadio e corri a perdifiato verso un punto qualsiasi del campo, cosa hai provato? Hai cercato lo sguardo di qualcuno in particolare in tribuna? Hai guardato la tribuna? Che effetto fa vedersi una folla festante rivolgerti completamente tutti gli sguardi su di te? No, fa impazzita la folla. Fa un bellissimo effetto, poi sono andato subito dai compagni perché, come ho detto, il gruppo sta facendo la differenza in questo momento, siamo una grande squadra, soprattutto dei grandi uomini, sia noi che la dirigenza, quindi sono andato a cercare subito l'affetto e l'abbraccio dei miei compagni, che è la cosa più importante, secondo me. Ecco, ma poi tra i tuoi compagni hai capito chi è che ti ha partito la stecca? Figliola me ne ha date 2-3, me l'ha detto, come ho detto prima, me ne ha date 2-3. Ma dico, chi è che è stato a romperti il sopracciglio? Se hai capito mai lì? No, ma è stato sul colpo di testa, sul colpo di testa. Cioè, ha fatto un frontale con il palo, sì. Sì, noi ci veramente... Quando non ti basta la bocca, c'era anche il palo. C'era scontrato con qualche giocatore, invece poi abbiamo capito che... Colpo di testa, ha dato una testata sulla testa di, non mi ricordo, del difensore. Chi era? Del difensore. Ah, anche perché sul pallone, sfera per sfera. Cioè, dopo aver preso il pallone hai colpito la testa dell'avversario. Ah, per cui hai colpito l'avversario? Sì, sì. Ah, non è il palo che hai preso? No, l'avversario. Per avere la certezza di aver colpito quantomeno due sfere. Una di due deve avere la forza dentro. Una l'ha presa. Nel dubbio le prende entrambe.
Allora, prima di andare avanti, a proposito di quello che abbiamo scritto prima sulla coreografia, e poi i ragazzi ci seguono, ha detto Gianni ci scrive: grazie a tutti per aver possibile, per aver reso possibile e aver riuscito la coreografia. Quando ce ne andremo in curva ne vedrete ancora. Ragazzi, noi vi stiamo aspettando in curva, vi stiamo aspettando con le prossime coreografie. Sulla curva non lasciamo stare, poi ne parleremo eventualmente. Allora, il direttore Mario. No, dopo ne parleremo. Da direttore dopo c'è qualcosa. Ha una scadenza temporale di monitoraggio, dopodiché ha deciso di intervenire in gamba tesa pubblicamente. Poi ne parliamo, ragazzi. So perché qual è la data. Se non ricordo male, l'assessore Domenico Nacci, il dottor Nacci, ci ha dato come punto fine di riferimento il primo di dicembre. Esatto. La partita con il Foggia. Speriamo. Andremo sotto il comune con forche, eccetera, eccetera. Ragazzi, ho perso il bandolo della matassa. C'era la quinta foto invece. Sì, questa è nostalgica. Sì. E questa è tua, te la lasciamo guardare. No, la 5 Danilo, il nostro regista. Andiamo avanti. Ok. Questa qui Silvio, praticamente sono i monti albanesi visti dal Salento. Un'immagine che mi ha colpito sin la prima volta che l'ho vista e che ho preferito, ho voluto che ci fosse qui oggi. Tu sei qui in Italia da 18 anni, anzi 4 anni quando sei arrivato. Vivi a Perugia, ti sei trasferito lì, Perugia è la tua casa. Questa foto, come ho detto, ritrae i monti dell'Albania, che sono anche la tua terra natia. Avverti una sorta di nostalgia ogni tanto di quella terra e soprattutto ti dà fastidio quando magari all'inizio che sei arrivato in Italia qualcuno ha emesso idioti e ingiustificabili pregiudizi sulla tua etnia? Ma sicuramente quello sì, cioè nostalgia tanta, perché da 5 anni che non torno nel mio paese, quindi c'è tanta nostalgia anche per i parenti che sono lì che da un po' che non li vedo. Pregiudizi ci sono sempre stati e adesso un po' di meno, per fortuna, però fa sempre male perché secondo me, cioè, è evidente che persone cattive ci sono sia in Albania sia in Italia che in tutti i paesi del mondo, quindi non bisogna avere questi pregiudizi da chi arriva, da chi fugge, soprattutto dalla povertà. Anche perché negli ultimi anni anche il turismo ha mostrato che l'Albania in realtà è una terra meravigliosa per paesaggi naturali e quant'altro. Dovrò andare a Salento, non sono ancora stato, vedete che è meraviglioso. Sì, negli ultimi anni è cresciuto tanto il turismo e per questo sono contento anche. Mia mamma mi ha detto pure che un sacco di italiani c'erano quest'estate che hanno visitato l'Albania. Infatti Manuel Coviale ci dice: sono stato in Albania, a Sarande, molto bello, per cui confermano. Sì. Ti posso fare una domanda? Hai detto che i tuoi genitori sono ancora in Albania? No. Mia madre e mio padre stanno a Perugia. Ok, però tu hai ancora altri parenti in Albania? Sì, le zie. Li hai avvisati di quello che hai fatto sabato? Sì, no, ma loro mi seguono su Facebook, quindi arrivano tutti, diciamo. Per cui hanno visto anche la foto inseguita che andavo. E cosa hanno detto? Vabbè, emozione hanno detto, quindi ha detto sempre più in alto. No, allora non si è preoccupato del ricambio di sangue? No. Niente, lo sanno come sei fatto. Va bene, allora ragazzi, abbiamo la necessità di andare in pubblicità, però io prima che sì, allora rapidamente tempo, esatto. Andiamo, avviciniamoci, abbiamo analizzato anche grazie al permettimi, vorrei salutare Mario Bonaccino che ci sta guardando e che ci scrive: Mario, Madù, quanta bella gente. Spieghiamo a Gaetano Palmisano che Mercai la J e non con la Y. Bravo, esatto, deve ancora imparare. La chianca ti aspetta. Ciao Gaetano, l'abbraccio. La chianca ti aspetta. Allora, prima di andare in pubblicità, io direi rapidamente di mandare in sovrimpressione i due turni. Sì, esatto. Chiaramente sia quello della prima squadra che quello della Juniores, quindi ci avviciniamo lentamente a quello che è il weekend. Abbiamo, Mario, sviscerato, analizzato il weekend scorso, il primo posto, questa settimana da vertigini, possiamo definire così, ma non fino ad un certo punto, perché poi personalmente ho parlato con Mister Taurino e ribolle perché vorrebbe parlare, ma chiaramente da squalificato non può, per tenere tutti a bada, sopire l'entusiasmo e stare tutti tranquilli perché c'è tanto da lavorare. Stiamo vedendo il prossimo turno, analizziamolo insieme anche a Silvio. Chiaramente il Bitonto sarà di scena al Franco Fanuzzi di Brindisi, vi torna dopo qualche annetto, Mario,
Poi abbiamo anche il contributo della rubrica di Mario Romano, che ci ha annunciato, ci ha ricordato qualche ultimo precedente, un turno che vede, quindi, Danilo. Sì, un turno che vede una sfida che lo scorso anno avremmo definito quasi insolita, però quest'anno è un match davvero intrigante, che è quello che vede l'Audace Cerignola ospitare la Gelbison, una Gelbison che si sta facendo padrona delle zone alte della classifica. L'Audace Cerignola che non può più sbagliare. L'Audace Cerignola, sì, chiamata davvero al tutto per tutto. Il Bitonto chiama la visita al Brindisi e poi ne approfondiremo dopo con i ricordi di Mario Romano, perché Brindisi è stata anche terra di una vittoria importantissima di una cinquina qualche anno fa. Ne parla proprio Romano. Il Casarano che ospiterà la Team Altamura, la Fede di Sandra che farà visita al Pasano, il Gravina che ospiterà l'Agropoli, il Gruventum che ospiterà il Sorrento, il Nardò che da mina vacante del campionato ospiterà il Foggia, e occhio perché questa per il Foggia è una gara carica di insidie, la Nocerina che ospiterà il Francavilla, mentre il Taranto proverà a dare la sterzata decisiva alla propria stagione ospitando fra le buone amiche il Gladiator, forse l'avversario peggiore per poter assolutamente dare la classifica. Chiedo alla regia di tenere la grafica del turno di campionato del prossimo, perché Mario, Silvio, coinvolgo entrambi. Turno particolare, ma anche delle sfide affascinanti d'alta classifica. Brindisi Bitonto chiaramente è il big match, però occhio a questo Fasano Andria, due squadre che cercano il riscatto dopo i risultati negativi, e poi c'è Taranto Gladiator, come ha detto Danilo, l'avversario forse tra i peggiori per il nostro. Il grande equilibrio del girone della classifica fa sì che ogni domenica sia piena zeppa di big match, di partite decisive e cruciali nel cammino di ogni singola squadra, e probabilmente riuscire a mantenere una positività nei risultati e anche una continuità alla fine farà la differenza tra tutte queste squadre, perché effettivamente ogni domenica finisce per esserci un grande incontro, no? Come è stato domenica, non so, Foggia-Casarano. Forse Mario, possiamo dire che questo girone H non conosce squadre piccole, cioè non esiste la squadra piccola. Bravo Dani, io riflettevo anche su questo. Noi l'anno scorso eravamo, come dire, già abbastanza terrorizzati dal girone H che avevamo, e non potevamo mai pensare che quello dell'anno successivo, cioè quello di quest'anno, potesse essere addirittura superiore come caratura delle squadre da affrontare. Assolutamente sì, cioè. Sì, sicuramente Cerignola ospita la Gelbison, ci sono dietro delle parti rispetto all'anno scorso. Assolutamente. Non sarà una partita semplice, perché come abbiamo visto ha subito solo un gol la Gelbison in queste prime partite. Poi il Foggia, partita non insidiosa di più secondo me, a Nardò. Campo in pessime condizioni. Anche per il campo. E... Sì, ma anche hanno detto che anche Alfanuzzi l'ha. Sì, ma sta peggio a Nardò, chiaramente. E poi. Che c'era, non mi ricordo? C'è Taranto. L'area non è manco da considerare una sorpresa, perché anche quando è venuta da noi ha fatto una buona impressione. Dopo siamo stati bravi noi con la partita a portarla da verso giusto subito con un gol e dopo a chiuderla. Però anche con l'aggiunta di Troianello sono una bella squadra, sarà una mina vagante secondo me la Gladiator. E qualcuno aveva mugugnato alla fine della partita, esatto, dopo la vittoria col Gladiator. Sì. Guardate ora il Gladiator dove è in classifica. Dove in classifica. E ricordatevi di quella vittoria che abbiamo fatto. Vittoria, esatto, che esatto. Allora ragazzi, rivediamo rapidamente anche il turno della Juniores. Sì. Una Juniores che purtroppo quest'anno stenta a decollare. Vabbè, è decollata, però poi non è riuscita a mantenere. Sta volando basso, il che ci dispiace. Però sabato a Bitetto alle ore 15:30 c'è una partita che, diciamo, gli stimoli ne dà in automatico, ed è la sfida contro l'Audace Cerignola di Mister Crudele. Per i ragazzi neroverdi di Nicola Fumai, speriamo sia l'occasione del pronto riscatto. Ci sono state due vittorie, tre sconfitte. Sabato scorso un pareggio, un brodino a reti bianche ad Agnone in Molise contro l'Impegnoniense. Anche perché Nico, vincere con l'Audace Cerignola vorrebbe dire agganciarla in classifica e riportarsi nella zona playoff al quinto posto. Assolutamente sì, non siamo poi così distanti. Ah, assolutamente no. La classifica è abbastanza corta, potrebbe esserci in base anche alle gare la possibilità di allungo per il Pineto, visto che riposerà il San Nicolò Notaresco, che insegue in classifica a soltanto due lunghezze.
Ok, allora andiamo. Vorrei notare, chiedo scusa, qui c'è stato un commento. Ah, ma no, cioè, saluto no, Frizzo. Il professor Rizzo che ha scritto Casino Mercato, il cigno di Valona. Dal cigno di Utrecht al cigno di Valona. Allora, andiamo in pausa pubblicitaria un paio di minuti, nel frattempo prepariamo il collegamento che abbiamo con un nostro. Sì, abbiamo un collegamento con un collega di Studio 100 Brindisi, l'amico Fabrizio Caglianiano, per parlare della prossima avversaria del Bitonto. Ok, pubblicità. Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Deox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800-910-323 per richiedere maggiori informazioni. Eccoci qua, siamo tornati in studio, scusate, siamo tutti con la caramella in bocca, è una cosa che non si può fare in diretta, vabbè, abbiamo approfittato che Anna ci ha dato la sua pausa dolce durante la pausa pubblicitaria. Allora, stiamo cercando di metterci in contatto con il nostro collega Fabrizio Caglianello di Studio 100 Brindisi. Sì, non riesco. Nel frattempo vogliamo andare con la nota di Mario Romano? Sì. Allora partiamo con la rubrica e chiedo alla regia curata da Mingi Rulli Junior Minor di mandare in onda in sovraimpressione quelle che sono state le immagini del match che si è giocato allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò domenica scorsa tra Nardò e Brindisi avanti di due reti, raggiunto sul 2-2 Brindisi, come detto, prossimo avversario domenica allo stadio Franco Fanuzzi. Dunque, l'avversario, secondo Mario Romano, diamo qualche numero, qualche statistica: 14 punti, 4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 10 punti in casa grazie ai successi su Nucerina, Cerignone, Grumentum, al pareggio col Foggia, quindi un Brindisi in casa imbattuto e ostico da affrontare, meno bene fuori casa, solo la vittoria all'esordio a Taranto, il pareggio di domenica a Nardò e poi nel mezzo il 4-0 subito a Casarano e il 3-2 subito con la Fidelis Sampia. Segna abbastanza, 10 gol finora, ne prende altrettanti, 11. La formazione allenata da mister Olivieri in casa è più prolifica, 5 gol fatti e 2 subiti, e fuori casa ne ha subiti un po' di più. Nella formazione schierata a Nardò un 3-5-2 con la Cirignola tra i pali,
linea di difesa composta da Dario, Iannicello e Frucci, centrocampo con Sorrentino, Zappacosta, Capitan Marino, D'Ancora ed Escu, in avanti la coppia Ancora e Touré. Brindisi imbattuto in casa, Bitonto imbattuto fuori casa. Miglior marcatore del Brindisi è il centrocampista Salvatore D'Ancora, l'anno scorso a Savoia con 3 reti, un classe 95 che è esordito anche in Serie B con la Juve Stabia nella stagione 2014 con 4 presenze. Rientra dalla squalifica di 2 turni Anibal Montaldi, che finora ha seguito Anibal Lecter. Ma è pericoloso, non solo per il campo ma anche per l'atteggiamento argentino, la gara argentina. E vi dicevo, Montaldi, 2 reti, argentino classe 80, l'anno scorso ha giocato a Fasano con 10 reti, ma è stato protagonista soprattutto nel 2016-2017, la promozione del Biscelli in Serie C. Poi abbiamo anche Cristiano Ancora, loro hanno D'Ancora e Ancora, non faremo, speriamo non di fare niente. Confusione, un classe 85 che ha già giocato nel 2014-15 a Brindisi con 12 reti, la sua migliore stagione è stata a Grottaglie, 14 reti in 29 presenze nella stagione 2009-2010. Però l'anima della squadra, forse il riferimento per tutti, è il capitano Dino Marino, un centrocampo anche, un centrocampista anche di assoluta garanzia da un punto di vista di qualità e di quantità. Il buon Mario Romano ci ha ricordato anche quelli che sono gli ultimi precedenti, in particolare l'ultima vittoria del Bitonto a Brindisi risale al 15 aprile 2017. In quella stagione Bitonto si salvò ai play-out con il doppio confronto dello Sporting Genzano del 2007, chiedo scusa. Il Bitonto vinse 5-1. Il Bitonto che si schierava con Montagna, Naglieri, Pellegrino, Dentamaro, Camasta, Zaccaro, Novembrino, sostituito poi da Desario, Pascalicchio al suo posto, Suliano, Pedalino, Cimadomo e Buonaventura. Era il Bitonto allenato da mister Sergio La Cava, che l'anno scorso, ricordo, abbiamo incrociato con il Pomigliano. Arbitrava il signor Dascoli di Arezzo. Segnarono Buonaventura, Cimadomo, Buonaventura doppietta, doppietta di Cimadomo, Novembrino e per il Brindisi Falconieri. Devo fare il collegamento le ultime informazioni. L'ultima informazione facciamo leggere da Danilo, dai. L'ultima sconfitta. L'ultima sconfitta invece risale al 22 marzo 2009 per 1-0 in quella stagione del Bitonto. Si salvò all'ultima giornata mentre proprio a vincere il campionato con 69 punti davanti alla Nocerina che si piazzò con 61 punti. E in quella gara era presente, pensate, proprio mister Taurino. L'ultimo pareggio invece risale nella stagione 2007-2008, il Bitonto che diceva prima Mario, quello targato da Giacomo Zunico, il 24 febbraio 2008, 1-1 con gol di Francesco Potenza che ad oggi gioca nel Grumentum. Ok, e abbiamo chiuso anche la scheda di Mario Romano, che ringraziamo, il nostro collega amico di bitontolive.it. E anche Datasport. E Datasport, logicamente. Allora, siamo riusciti a... Ha ragione Gianni, è stata una svista, però io non l'ho rimossa con la partita di Fasano, per me non abbiamo perso. Allora siamo riusciti a come è maturata quella sconfitta, chiedo bene, sono stato tratto in inganno dal pur sempre preciso collega e amico Mario Romano, e saluto siamo il riusciti collega a e soprattutto amico, esatto, Fabrizio Caglianello di Studio 100 Brindisi. Ciao Fabrizio, buonasera e benvenuto al Ruggito Nero Verde. Buonasera a tutti. Ciao Fabrizio, benvenuto. Ciao Fabrizio. Allora Fabrizio, io personalmente ti devo fare sempre i miei ringraziamenti, approfitto di questa occasione perché sin da quest'estate... Fai marchetta? No, assolutamente okay. No, però sin da quest'estate, durante un collegamento che abbiamo approntato mentre Bitonto era a Camerino, hai pubblicamente fatto i complimenti alla nostra società, all'ufficio stampa del Bitonto, quindi io non posso ancora oggi che ringraziarti di questo gradito pensiero. Non vi ho regalato niente, la verità dei fatti. Grazie. Grazie. Allora, Fabrizio, Brindisi che per alcune rivelazioni di questo campionato, ma se andiamo a vedere poi i nomi che compongono la rosa, rivelazione proprio non è. Che atmosfera c'è a Brindisi per questo Brindisi Bitonto e quali sono i reali obiettivi della squadra di mister Olivieri?
Allora, sorpresa è nel senso che il Brindisi è approdato con questo nuovo progetto e questa nuova proprietà in Serie D con un anno di anticipo rispetto ai programmi, perché l'intenzione era quella di fare un campionato di transizione in eccellenza e poi provare a vincerlo. Invece si è riusciti a bruciare le tappe, così come era accaduto in promozione, e quindi la sorpresa deriva da questo, dal fatto che Brindisi è una neopromossa che non pensava di poter giocare un campionato di Serie B. Sorpresa sta nel fatto che il direttore sportivo Nicola Dionisio sia riuscito a fare una squadra comunque arcigna, sicuramente combattiva, capace di giocarsela con chiunque, con un budget molto molto ridotto, quindi il fatto di parlare di sorpresa viene principalmente da questo. Detto però chiaramente tutto questo, va detto che il Brindisi in queste prime giornate di campionato, devo dire al netto della sconfitta di Casarano, che è stata brutta, in tutte le altre partite che ha giocato ha dimostrato di poter essere una formazione veramente competitiva, anche quando gli sono mancati tantissimi giocatori, come è accaduto nelle ultime giornate, in particolare domenica scorsa contro il Nardò, con 5 assenze molto molto pesanti, che poi hanno determinato quel secondo tempo sciagurato, bruttissimo, indegno, inguardabile da parte della formazione bianco-azzurra. L'obiettivo resta quello della salvezza, ufficialmente. Io, conoscendo comunque le ambizioni della società e della proprietà, immagino che vogliono rimanere in alto il più possibile per provare poi a rinforzarsi a dicembre e magari giocarsi qualcosa di più importante come un piazzamento nei play-off. Fabrizio, quella di domenica sarà una partita speciale soprattutto per una persona, e sai a chi mi riferisco. Oltre 300 presenze con la maglia biancazzurra per mister Roberto Taurino, che sarà squalificato. Tra l'altro mister Taurino vive a Brindisi, è sposato con una donna di Brindisi, quindi a metà cuore brindisino. È la mia collega della Lo so, collega, sappiamo bene, la tua collega. Collega di studio c'è. Che cosa si dice di Taurino lì a Brindisi? Grande rivale, ma sicuramente è una città che non potrà mai volergli del male. Sì, sì, Taurino è nella storia del Brindisi Calcio, perché è il giocatore in assoluto che ha più presenze della storia ultracentennale del Brindisi. 297 con esattezza presenze con la casacca del Brindisi, quindi domenica sarà una partita secondo me particolare per lui, sarà una partita particolare per il pubblico biancazzurro che lo ama. Lui è lo storico capitano del Brindisi, ha giocato in tutte le categorie, dall'eccellenza fino alla Serie C, ha vinto tantissimo con la maglia del Brindisi, ha vissuto i momenti belli e i momenti brutti. Detto questo, io ritengo Roberto Taurino in assoluto uno dei migliori allenatori attualmente in circolazione. Credo che il presidente del Bitonto abbia avuto lungimiranza e coraggio nel puntare su questo tecnico, quando so che anche la piazza e tantissimi spingevano per allenatori magari più quotati, e però sono certo che farà una carriera brillante, perché io sono tra quelli che pensano che Taurino arriverà ad allenare anche in Serie A. Detto questo, è chiaro che al di là delle questioni umane e sentimentali, Taurino arriverà a Brindisi con l'intento di vincere ben figurare. Di fronte si troverà una squadra che fino ad oggi con le grandi ha fatto quasi sempre bene, che dovrebbe recuperare qualcuno degli infortunati, resterà in dubbio fino a sabato l'eventuale presenza di Granato, però sicuramente rientrerà Montaldi, che ha saltato le ultime due partite e mezzo per quella ingenuità commessa contro l'Andria, con l'espulsione che poi il Brindisi ha pagato a caro prezzo, perché magari con Montaldi sarebbero finite diversamente anche le ultime partite, e quindi io mi aspetto sinceramente una bella partita. È chiaro che il Brindisi, avendo subito tantissimo fino a questo momento, perché ha subito 11 gol, quindi nelle prime 10 classifiche la squadra che ha subito più gol, anche se 11 gol li ha presi in 3 partite, nelle altre è riuscito a chiudere praticamente con una difesa immacolata, però comunque bisognerà prestare, per quanto riguarda la parte biancazzurra, particolare attenzione all'attacco del Bitonto, che è decisamente tra i più posti del campionato, e a un giocatore in particolare, che è Lattanzio, che so ancora che è a quota zero, ma contro il Brindisi ogni partita segna sempre. E noi siamo ben contenti, insomma, di questa situazione. Però a noi, Fabrizio, andrebbe bene anche se segnasse Mercai, che abbiamo qui ospite stasera in studio con noi. Guarda, voglio fare un colpo di teatro invece di fare l'ospite. Vuoi fare una domanda a Silvio?
che è qui con noi, no, Mercai. Ti sento male, vuoi fare una domanda? Vuoi fare una domanda a Silvio Mercai? Chiaramente non chiede nulla di formazione, perché non te lo direbbe mai. No, no, assolutamente. Io ho questo quadro del bicicletta, perché io all'inizio l'avevo indicata tra le favorite. Ho avuto qualche perplessità dopo l'avvio di lo Iodice, perché secondo me la squadra era stata un po' costruita anche attorno alle sue caratteristiche. Poi è arrivato Vacca, che ha caratteristiche comunque diverse, no? Quindi magari il Vicente in quel senso ha perso qualcosa. Scusami, il Vitonto in quel senso ha perso qualcosa. Però voglio chiedergli, siccome ho visto tutte le partite del Vitonto fino a questo momento, e in particolare chiaramente ho visto bene quella con il Taranto, io ho la sensazione che oggi il Vitonto abbia il piglio della grande squadra e inevitabilmente abbia la consapevolezza di poterlo vincere questo campionato. Soprattutto dopo la partita giocata contro quella che sulla carta è la squadra più forte del torneo, come in Taranto. Voglio chiedere se loro oggi la sentono questa consapevolezza o continuano a volare basso. Sì, noi abbiamo la consapevolezza nei nostri mezzi. Certo, adesso ci troviamo in vetta alla classifica e, come ho detto prima, adesso pensiamo partita dopo partita. Dopo sognare, il sogno ce l'abbiamo tutti, però come detto non sarà semplice. Anche come avendo squadre come Taranto, Cirignola, che sicuramente risalirà, Casarano, lo stesso Brindisi, secondo me, quindi per i nomi che ha. Quindi abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi, però pensiamo partita dopo partita. Questo è. Un'ultima cosa, se me lo consentite, vorrei chiedere. Certo, Fabrizio, certo. Di calcio, volevo chiedermi. Se crede che, visto questo equilibrio clamoroso, io seguo da tanti anni il campionato di Serie D e non ricordo un equilibrio così, mi sembra che ci sono 7 squadre e 13 punti, no? O 8 e 14, praticamente è qualcosa di impensabile, ovviamente ogni settimana può esserci turno per rinvetta. Ritieni che alla lunga usciranno i reali valori o durerà questo equilibrio tra tante squadre fino alla fine? No, secondo me alla lunga ci saranno 4-5 squadre massimo che allungheranno sulle altre. Come detto prima, sicuramente ritroveremo tra poco tempo il Cerignola lassù e le altre che si staccheranno, diciamo, le 4-5 squadre che si staccheranno dal gruppo. Però la fuga non la vedi da parte di qualcuno? La fuga no. Fuga secondo me no. Fabrizio Caglianello, Studio 100 Brindisi, grazie per essere stato con noi questa sera, per essere intervenuto. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e in bocca al lupo. Assolutamente sì. Grazie Fabrizio, ci vediamo domenica al Fanuzzi. Detto così sembra una... No, una minaccia. Cina minaccia. Ciao Fabrizio, grazie ciao, ancora. Ciao Fabrizio, un abbraccio. E gli ospiti per il caffè, ovviamente. Ovviamente, non che noi per quello veniamo, non per altro. Ciao Fabrizio, ciao, grazie ancora. Ciao. Allora, siamo in dirittura d'arrivo. Nel frattempo, mentre andavano i messaggi, si è collegato anche Pippo Buquicchio. Grazie a Buquicchio, che forse c'è delle. Vabbè, diciamo, Gianluca Romeo e Mister Iurino, che ha scritto grande portiere Mercai. Okay. Però spiegate a Iurino, un po' come Palmisano, che Mercai è con la K e non con la C. Allora, lui ha sbagliato la I con la J. Ha sbagliato tutte e due. Va bene. Allora spiegaci questo perché è grande portiere. Mi prende in giro perché in allenamento mi mangio qualche gol e quindi dice vieni a fare il portiere, vieni, c'è il fisico da portiere. A posto. Va bene ragazzi, allora Nico, ti do 1 minuto e 40 secondi per la locandina del Brindisi. Sì, locandina del Brindisi, chiedo alla regia di recuperarla perché l'avevo girata su WhatsApp nel tardo pomeriggio. Le immagini, le informazioni le abbiamo già annunciate nel pomeriggio ufficialmente, sì, no, ricordo, figurati, ti ringrazio Dani. Ti aiutiamo, ho avuto un momento di impasse. La che è il anno che festeggio questa settimana e sottolineerei che non abbiamo visto niente. Io vi ho invitato. Il presidente ha detto che dobbiamo essere professionisti. Concordo con Nicola. Finiamo la puntata, poi non so se ti lasciamo 3 punti come Mercai sulla faccia. Sì. Va bene, allora, andiamo alla singola. Parliamo della trasferta di Brindisi. Professionisti. Dunque, facciamo chiarezza. I biglietti sono acquistabili soltanto in prevendita. Si gioca domenica allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi alle ore 15:30. Come dicevo, biglietti solo in prevendita.
non è stato fatto un danno perché si vuole andare contro la società Bitonto. Purtroppo il circuito dei tagliandi del Brindisi è il Go2, che, ribadisco il purtroppo, a Bitonto non è presente. Il punto vendita più vicino è quello di Bari, in l'estramurale Capruzzi, via Giuseppe Capruzzi numero 57, il Bari Point. I biglietti sono acquistabili fino a sabato alle ore 19. Stamattina, come sapete, ogni giovedì c'è sempre un vertice con le forze dell'ordine, con la prefettura di Brindisi, con la questura di Brindisi, quindi alla quale ha partecipato questo vertice, al quale ha partecipato anche la nostra società. Sono disposizioni che vengono stabilite da organi superiori alle società. Dunque, il rivenditore è il Go2 e quindi è il punto vendita a Bari, l'altro è d'Altamura, decidete voi. Ho indicato quello più vicino, ovviamente è quello di Bari. Allora, questo è per fare chiarezza, esatto. Perché qualcuno ha iniziato a ipotizzare è un modo per non far andare i tifosi. Può essere pure che ad esempio il nostro circuito non sia presente a Brindisi, come non lo è presente in altre situazioni. Stiamo parlando di Bari, non stiamo parlando di Brindisi, cioè non è che andrà a Brindisi a prendere un premio. Comunque vorrei sottolineare che l'unico consiglio che vi possiamo dare è quello di accorrere in massa, perché non ci sono limitazioni, non ci sono limitazioni numeriche, il non ci sono. Di Brindisi, piuttosto agevole, ragazzi, è una curva intera. Ho saputo anche che c'è un parcheggio molto ampio. È una curva ampia, c'è anche un ampio parcheggio alle spalle del settore ospiti ove parcheggiare, quindi mi hanno dato ampie rassicurazioni e di questo ringrazio anche il collega dell'ufficio stampa del Brindisi, Eligio Galeoni, quindi assolutamente che sin da lunedì si è messo a disposizione di tutti noi, quindi quello che vi posso dire è di andare a Bari fino a sabato alle ore 19, fare i biglietti, venire a Brindisi e sostenere il Bitonto per mantenere questo primo posto in classifica. Allora, è tutto per questa sera, siamo riusciti a chiudere in orari abbastanza decenti. Permettetemi di ringraziare tutti gli sponsor che come al solito ci supportano e logicamente questa sera, vista la location, visto casa, ringrazio il direttore titolare. No, vabbè, a parte il titolare logicamente a cui mi rivolgerò visto che sto cercando casa, direttore del Bitonto Mario Sicolo. Io ringrazio voi ovviamente, grazie a te. Rapidissima è una punta, una nota di merito nei confronti di Silvio Mercai, perché si vede da lontano che osserva quasi con ammirazione i suoi compagni di reparto che sarebbero, diciamo, siamo al contingente, i titolari, cioè Chicco e Riccardo, e però senza soggezione, in quanto Silvio riesce sempre a trovare il suo posto con merito, con forza e con possa, essendo, a mio modo di vedere, docente emerito in sportellate. Un applauso. Va bene, saluto anche Nicolangelo Biscardi. Grazie a te. Danilo Cappiello. Grazie a tutti, buonasera. E assolutamente il nostro ringraziamento va a Silvio. Applauso. A Silvio che è stato qui con noi, che ha scherzato anche molto serenamente. Ringrazio Anna Verriella dall'altra parte che ci ha fornito le caramelle che in ci maniera, ha tirato su. Che in maniera inguardabile abbiamo mangiato. Sì, a rientro. Poi assieme a Cosmo Papapicco ci fornisce le foto meravigliose che esatto. Ci servono davvero per raccontare di vivere la partita. No, anche perché noi abbiamo un accordo con Anna che noi ogni settimana dobbiamo cambiare la foto profilo sui nostri profili e se non ce li fa lei. Infallito. Poi da quando mi sono fatto l'abito. Va bene. Grazie a Danilo Mingirulli per la regia e a Filippo Mingirulli per le riprese tecniche. Grazie per averci seguito. L'appuntamento logicamente è domenica, occhio ragazzi, domenica alle 15:20 con la live reaction da Brindisi. Mi raccomando, seguiteci sempre in massa, interagite con noi perché noi ci divertiamo tantissimo. Poi le nostre facce ormai sono diventate una live reaction, sì, che sarà allargata. Allargata in presenza. Allora, Pasquale Civitano, quindi se ne vedranno delle belle. Anche perché se non vado errato c'è Danilo che manca domenica. Si è fatto fuori dalla lotta. Allora, ragazzi, beni personali. È tutto ragazzi, grazie per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento, Danilo, guardo il mio regista perché così, in audio, sabato, no, non c'è questa settimana. Va bene, ciao. Comunque seguite sempre le pagine ufficiali sia di Radio Doppio Zero che del Bitonto Calcio e...
Mettete d'accordo. Ah, on demand, sì, scusate ragazzi, io avevo il mio regista. C'è una sezione nuova sul portale www.radio00.it, sì, nel senso che abbiamo una nuova sezione che si chiama On Demand. Si chiama On Demand, ragazzi, se il regista me lo dice lo devo dire. Si chiama On Demand, dove potete rivedere sia le puntate di Ruggito Nero Verde, sia anche, permettetemi, le puntate, le partite delle ragazze del calcio 5 femminile, che stanno venendo del su benissimo. Sono 5 partite su 5, 5 vittorie su 5. Posso fare una consuccia al volo? Allora, Gregorio ci dice, però una puntata solo giovedì è poco. Ci vuole avremo anche una vita privata. Ci vuole anche una puntata lunedì sera. La faremo a casa di Michelangelo a mangiare quello che non c'è offerto. E comunque, Bitonto domina nel calcio, calcio a 5 maschile, calcio a 5 femminile. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Saluto a tutti. Questo programma è stato offerto da Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Derox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800 910 323 per richiedere maggiori informazioni.